Buonasera, buonasera, benvenuti o bentornati sul canale YouTube SMC, il canale YouTube legato al gruppo Facebook Svapo e Musica Club. Gruppo Facebook al quale vi invito ad andare ad iscrivervi, vi invito ad iscrivervi a questo canale, vi invito a mettere la campanellina così non vi perdete i video e le live, che sono la parte più divertente. Vi invito a venire a seguirci sulla pagina Instagram, vi invito anche ad andare ad ascoltare la musica sulla playlist di Spotify. Di tutti questi posti dove vi invito, vi troverete il link in descrizione. Il link che non trovate in descrizione è dove vi invito a cena perché dovete pagare voi, perché io mangio come un bufalo. Buonasera, anzi oggi per la precisione buongiorno perché l'accordo è che questo video venga pubblicato la mattina. Questo video nasce qualche giorno fa, un paio di settimane fa. Mi contatta Eliquid France, ok? Un'azienda con cui normalmente, di cui io normalmente, di cui io non svapo regolarmente cose, ma di cui io apprezzo particolarmente un paio di aromi. Che mi dice no, perché noi staremmo facendo una cosa, abbiamo tre liquidi, se ci fai il video, eccetera, e questi sostanzialmente mi chiedono di mandarmi, mi chiedono, ti mando i liquidi purché tu ci faccia i tre video, eccetera, eccetera. Siccome io apprezzo particolarmente il loro lime ice e la loro menta Fisherman's, eccetera, eccetera, dico guarda, va bene, ok, lo facciamo. E quindi, non so mica se sapevano, ma siccome noi abbiamo un accordo, cioè io ho fatto una promessa a voi e quindi ho fatto una promessa del tipo che comunque mi sarei comportato in maniera lineare. Facciamo questi tre liquidi perché io ero curioso di assaggiarli, me li sono fatto mangiare, me li sono fatto mandare e cercherò di dirvi quello che penso. Li proviamo sostanzialmente tutti e tre, li proveremo sostanzialmente in live, nel senso li ho fatti, ne proviamo uno alla volta, ma insomma questa sera ne facciamo uno, quest'oggi ne facciamo uno, poi durante la settimana faremo gli altri due, poi vedremo di fare una serata in conclusione per parlarne. Voglio che sia chiaro che ho accettato di fare questa cosa perché ritengo che i fruizii, ok, siano tra i liquidi più buoni estivi che ci siano. Questo prescinde da questi tre aromi che sono i nuovi, ok? Io sto parlando di quelli che c'erano prima. Ho accettato perché quei prodotti io li ho trovati gradevoli, di conseguenza ho pensato che anche questi potessero essere interessanti e quindi che potesse valer la pena parlarne. Sono tre liquidi: Summertime, Spring Break e Tropicana. Esta noche, questa sera, perché io lo sto facendo stasera che è venerdì sera, ma voi lo vedrete domani, vi parlo del Tropicana. Il Tropicana è una spettacolare fragola, mandarino e banana. Io mi auguro che loro conoscano diciamo lo stile di quello che mi interessa fare qui, eccetera, perché ovviamente, come sentite stasera, via di ukulele, ok? Musica un pochettino così, come si dice, hawaiana per assaggiare dei liquidi hawaiani. Dunque, stavo dicendo, Tropicana, vi sorprendo con una cosa. Questa sera assaggerò il liquido su due atomizzatori. Un atomizzatore che, per chi mi conosce, sa che io penso essere grosso modo il principe degli atomizzatori per i fruttati in BF, ok? Il classic di Christian Mods, va bene? E poi qui ho fatto una coil circa da un ohm, va bene? La solita coil da un ohm per svaparlo di guancia. E poi lo svapiamo anche sull'Armor, va bene? L'Armor è un atomizzatore da Flavor che io apprezzo particolarmente. Io lo rigenero regolarmente. Lo uso praticamente sempre in single coil. Quando lo uso, io lo uso praticamente sempre in single coil. Questa è una coil 5 spire di 24 di Cantal 24 gauge, come si dice, sulla punta da 2, va bene? Esce circa 0,4, circa 38, 42, insomma, esce circa 0,4 ed è per me uno svapo che io riesco a sostenere. C'è il rischio che vi facciate una risata per il mio svappo di polmone, ma non importa, nel senso che io purtroppo faccio fatica a svappare di polmone. Comincio ad assaggiarlo di guancia. Ed eccolo qua, ve lo ripeto, fragola, mandarino e banana.
Fragola, mandarina e banana. Ah, facciamo una cosa, visto che sono così tre sapori così. Ah, ovviamente lo stile di Liquid France con i fruisì, onestamente mi fa pensare che sarà comunque un ice, ok? E anche il fatto che sulla scatola ci sia scritto extra fresh, anche se era quello sbagliato, ma insomma c'è scritto extra fresh, mi fa pensare che siano comunque ice. Ragazzi, a me i liquidi ice piacciono. Aggiungo anche che normalmente capita più di qualche volta che io giochi con i liquidi ice aggiungendoci del tabacco. Tanto per essere chiari, Thomas, lo svapo, mi ha preso in giro per tanto tempo. Io svapo una sorta di Red Aster con la Tachia, ok? E secondo me è buono. Poi a ognuno il suo, non il Red Aster, ma un liquido che mi ha fatto comprare lui, come si dice? A cui aggiungo la tacchia. Allora, quando lo si annusa, la cosa che si sente onestamente è soprattutto la banana. Ed è una banana particolarmente acerba per quello che sento io, ok? E a meno che non sia l'acidità poi invece del mandarino e della fragola che la rendono acerba. Onestamente non riconosco il mandarino e la fragola, sono sincero, non li riconosco. Ma riconosco il sapore di bubblegum, quelle per i più maturi che c'erano alle giostre, quando si andavano alle giostre, quelle con fuori normalmente la cosa, quelle che c'era il tatuaggio dei calciatori generalmente. Sa di quella cosa un po' caramellosa, un po' strana, ecco, di quello, un po' di quella cosa, un po' di quella cosa là. Devo assolutamente rispondere al telefono. Buonasera, vi chiedo scusa, sapete che di solito non lo faccio, però a questa telefonata devo per forza rispondere. Tra l'altro è una telefonata che è durata quasi 50 minuti. Non mi ricordo più che cazzo ho detto. Non ha importanza, si svapa. Quello che mi interessava dirvi era che assaggiamo sul Classic di Christian Mons, ripeto un'altra volta, secondo me è uno degli atomizzatori migliori con i fruttati, va bene? E sull'Armor rigenerato in single coil, 0,4 la resistenza, circa 1 ohm la resistenza del Classic. Cominciamo dal Classic. Allora, intanto è decisamente ice, però senza esagerare, cioè a me piacciono un casino sti cosi, cioè, ora mi raccomando, magari io la vivo come una situazione un po' più ludica questa cosa, però a me piace sta roba, non so cosa dirvi. Così sulla spiaggia con un cocktail, minchia, banana, io sento tanta banana. Ora parlo dell'assento sulle papille, che non capiate, ok? Sento la banana, la sento bene, una banana. Sento una banana acerba. È fresco, non è per niente. La cosa fondamentale di questa roba, mi spiace, la dico proprio fuori dai denti, è che non deve essere saponosa, cioè non deve sapere da sapone. Ecco, se posso dirvi, se vi devo dire che è la banana è la frutta più fresca e fragrante, no, non ve lo dico. È un bel ciuccione, bel ciuccio, una roba veramente dolcina ma frizzantina, dolcina ma fresca, dolcina ma acidina. È buona, è una roba simpatica, secondo me è buona. È un liquido fatto bene. Ripeto, se vogliamo giocare sul fatto che ma la sigaretta, il tabacco, la cosa, se vogliamo fare un po' gli sboroni, in effetti è un liquido così un po' scherzoso. Però è un liquido buono, fresco, fresco al punto giusto, con un'aromaticità io trovo interessante, il piacere dello svapo è alto,
ripeto, a me è piaciuto. A me piace, è un aroma che a me piace, una tipologia di aroma che a me piace. Armor, ok? Allora, single coil, ripeto. Mettiamoci davanti la cosa. Ho già drippato, ragazzi. È buono, eh. Se tossisco non ridere, non ridete. Assolutamente, chiaramente liquido da flavor barra polmone. Ah, che piacere. Mandarino molto bene. La fragola ancora latita, secondo me. Buono. Proprio buono. Ragazzi, cioè... mi raccomando. Dunque, insisto sul fatto che la banana è la protagonista della svapata. Ci terrei però a dirvi che non è una protagonista invadente, è una protagonista che si riconosce essere la nota principale, ma non vi dà un senso di aggressività. Vi dico la verità, a me la banana svapata non mi piace. Tra l'altro l'unica banana che mi piace è quella mangiata tra l'altro con i morsi. E in questo caso io la trovo gradevole, molto gradevole, per niente stucchevole, e di solito la banana a me non piace proprio perché risulta stucchevole. Il liquido è fresco, senza essere ghiacciatino, senza essere eccessivo. Io trovo abbiano trovato un buon equilibrio. La fragola io non la sento. Che tabacco ci metterò? Così giochiamo su questa cosa. Che tabacco ci metterò? Io su questo liquido metterò un Virginia, ok? Metterò un Virginia perché andrà a spingere delle note leggermente dolcine, va bene, che ci sono, mantenendo questa nota di banana, che è comunque una nota cremosa, ok? La banana è un frutto tendenzialmente cremoso, quindi tendenzialmente andrò ad abbinare un liquido tabaccoso, un tabacco Virginia, per poi un giorno magari vi farò sapere, oppure addirittura potremmo fare che la serata di chiusura la facciamo giocando appunto con un eventualmente mix. È buono, ragazzi, è proprio buono, è proprio simpatico, cioè sto cercando di usare delle parole che non siano buono, per evitare di farvi pensare che siano... È proprio un liquido simpatico, un liquido che vi fa sorridere, che vi fa stare bene, un liquido piacevole. Ripeto, non ci metterei vicino una birra, ci metterei vicino un gelato, ci metterei vicino un cocktail fresco, ci metterei vicino... È una roba che onestamente non ha niente a che vedere con i tabacchi di cui di solito mi sentite parlare. È un liquido diverso, ripeto, ci tengo. Mi posso permettere di fare sta cosa, perché a me capita di svapare, tutto sommato, neanche proprio rarissimamente, anche questa roba qua, ok? Quindi, c'è The Pixel, anche se non vi ho mai fatto il video, cioè, quindi voglio dire, questa roba qua a me tendenzialmente piace, va bene? La interrompo un po' i tabacchi e quant'altro. Anche il mandarino è buono, ok? La banana è quella che si sente di più, ma anche il mandarino è buono. Ragazzi, io la nota di fragola non la sento. Magari dovrà maturare, non lo so, ma al momento io onestamente non la sento. Grazie di avermi seguito, faremo un altro paio di video di questa cosa, di questo tenore. Spero li troviate divertenti, mi raccomando, spero che non pensiate che uno si possa far comprare, ripeto, da un liquido, ok? È un liquido piacevole, simpatico, ok? Simpatico. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!